saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi il nostro quotidiano di informazione vi parla di notizie sociali. Gemellaggio con i bambini dell'Europa dell'Est. Sono 50 i minori provenienti dalla Bielorussia arrivati a Portici. Si fermeranno nel comune vesuviano per 3 mesi e saranno ospitati da numerose famiglie del territorio. Un affido temporaneo per farli sentire parte di una comunità. I ragazzi hanno iniziato il loro viaggio all'aeroporto internazionale di Minsk, per poi arrivare a Roma ed essere trasferiti nella cittadina vesuviana. Ad accoglierli una vera e propria festa nel palazzetto dello sport di Via Farina, organizzata la settimana scorsa con uno spettacolo di pattinaggio artistico realizzato dalle atlete della Roller Portici. L'iniziativa è patrocinata appunto dal comune di Portici. I mondiali antirazzisti compiono 18 anni e diventano maggiorenni. Chiedono pari diritti e pari opportunità per i nuovi cittadini attraverso lo sport. La manifestazione contro tutte le discriminazioni organizzata dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, si svolgerà nel Parco di Sbosco Albergati a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dal 2 al 6 luglio 2014. Al centro dell'edizione di quest'anno c'è la richiesta alle istituzioni sportive e politiche per riconoscere lo Ius Soli, che garantirebbe la cittadinanza a chi nasce sul suolo italiano. Per 5 giorni circa 4.000 giovani da tutta Europa daranno vita al torneo meno competitivo e più multietnico del mondo, con 200 squadre di calcio a 7 composte da gruppi di migranti, tifoserie e squadre amatoriali da varie città. Le squadre si incontreranno con partite auto-arbitrate in cui non è ammesso il gioco falloso e che vede le semifinali e la finale giocata ai rigori. Oltre al calcio anche il basket, la pallavolo, il cricket, rugby, touchball e giochi tradizionali. Tutto gratis, compreso il campeggio con tutti i servizi. Sono circa 25 i paesi presenti ai mondiali antirazzisti in rappresentanza di almeno 50 diverse nazionalità. Ragusa, integrazione, inclusione, enogastronomia ed impresa. Temi importanti che hanno avuto un unico filo conduttore, il progetto Integrare per Includere della provincia appunto di Ragusa, gestito dalla Fondazione San Giovanni Battista. È un percorso di formazione rivolto a 6 giovani del territorio, 3 italiani e 3 stranieri di seconda generazione, più 2 ragazzi che hanno partecipato come uditori. I ragazzi sono stati impegnati per circa 2 mesi in seminari formativi e laboratori pratici, divisi tra temi di intercultura, enogastronomia e la creazione di impresa. Asma, Anita, Vincenzo, Marianna, Giovanni, Murad, Davide, Adi hanno avuto modo di conoscere le dinamiche sulla migrazione, le ragioni per cui i popoli si spostano e le città assumono nuove connotazioni socioculturali. Disoccupazione al 13,8% in Abruzzo nel primo trimestre 2014, con un aumento di 2,3 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di 2,4 punti considerando l'intero 2013. Il dato regionale è anche al di sopra della media nazionale. Cala anche il tasso di occupazione, pari al 53,2%. Lo rileva l'Istat, gli occupati invece sono scesi a 4.755. Le auto con il nuovo logo celebrativo del bicentenario dell'arma sono state esposte martedì scorso a Chieti nella caserma Derelitto, sede del comando compagnia, nell'ambito delle iniziative per l'evento. Il logo è composto da alcuni segni distintivi dell'arma, tra cui la granata con collo e orecchiette, che al centro presenta un monogramma in rilievo composto dalle lettere intrecciate RI, Repubblica Italiana, sormontato da una fiamma, alla base l'anno di fondazione il 1814 e del bicentenario il 2014.
parte in Francia la sperimentazione del piano bici, il piano nazionale del governo per favorire le due ruote. Tra le misure più rivoluzionarie del progetto, quella di dare un'indennità ai dipendenti ciclisti. Chi andrà al lavoro in bicicletta guadagnerà 25 centesimi per chilometro percorso. La sperimentazione durerà 6 mesi e sarà realizzata su un campione di 10.000 lavoratori di 19 imprese volontarie. Il governo britannico si impegnerà a continuare a costruire un'economia che premia chi lavora duro. Lo ha detto la regina Elisabetta, pronunciando il suo tradizionale discorso per l'apertura dell'anno parlamentare. La sovrana ha annunciato una serie di misure per promuovere la creazione di posti di lavoro, snellire la burocrazia e fare del Regno Unito il luogo migliore in cui avviare una compagnia. È prevista anche una riforma del sistema pensionistico britannico. Sempre in Gran Bretagna è allarme per il fenomeno sempre più diffuso dei cosiddetti bebè sumo, che alla nascita pesano oltre 5 kg. Secondo i dati del National Obesity Forum, nel 2013 ben 38 reparti di maternità inglese su 139 hanno registrato nascite con bimbi extra large. Il fenomeno, secondo i medici, è dovuto in primo luogo al fatto che molte madri sono già obese e trasferiscono questa eredità ai figli, con conseguenze potenzialmente gravi per la loro salute. E anche quest'anno sono moltissimi gli eventi che le sedi Avis di tutta Italia organizzano in tutto il territorio per festeggiare la giornata mondiale e nazionale del donatore di sangue del prossimo 14 giugno. Per saperne di più potete appunto visitare il sito ufficiale dell'Avis. E dopo aver invaso le strade di Milano, dove nei suoi primi 5 mesi di vita ha già fatto registrare 80.000 iscritti, 500.000 noleggi e oltre 3 milioni di chilometri percorsi, il servizio di car sharing di Eni, Enjoy, realizzato in partnership con Trenitalia e Fiat, sbarca a Roma con una flotta di oltre 300 Fiat 500. Ma come funziona il car sharing di Enjoy? Le regole sono le stesse fatte valere per la piazza milanese. Le 600 vetture sono tutte Euro 6 e con sensori di parcheggio e i clienti che arriveranno a Roma con il Frecciarossa potranno trovare aree di parcheggio per il car sharing nelle immediate vicinanze della stazione. E partirà a settembre la sperimentazione dell'apprendistato per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. Cosa prevede il decreto? Prima di arrivare alla convenzione con la singola scuola, l'azienda interessata sottoscriverà un protocollo d'intesa con il MIUR e il Ministero del Lavoro e le regioni interessate per specificare gli indirizzi di studio coinvolti, i criteri per individuare scuole e studenti, le modalità per assicurare ai giovani l'eventuale rientro nei percorsi ordinari, il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro, i criteri per il monitoraggio e valutare la sperimentazione da scegliere. L'impresa dovrà ovviamente dimostrare invece di avere le carte in regola per la formazione degli apprendisti anche minorenni, di rispettare le norme sulla sicurezza, di avere capacità occupazionali coerenti con le norme sull'apprendistato. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani sempre alle 9.20 e le ore 12.03 circa dopo il GR nazionale. Un saluto a tutti da Carmela Creziato.